Buonasera a tutti, apriamo i lavori del Consiglio Comunale odierno. Passo la parola al segretario per l'appello. Prego. Argese. Carozzo. Assente. Cava, Angelo. Masilla. Polito. Presente. Roma. Presente. Saracino, Chiara. Sorio, Valente, Volpe. Presente. 9 presenti, 1 assente, la seduta è valida. Ci mettiamo in piedi per l'inno, grazie. Passiamo alla lettura dell'ordine del giorno. Al punto 1, surroga consigliere dimissionario Saracino Cinzia, esame delle condizioni di elegibilità e incompatibilità del consigliere subentrante. Punto 2, approvazioni verbali della seduta del Consiglio Comunale del 17 agosto 2017. Punto 3, revisione straordinaria delle partecipate, ricognizione, partecipazione, possedute, individuazione, partecipate ed alienare. Punto 4, operazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2018. Punto 5, riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del decreto legislativo del testo unico degli enti locali. Mancini Carmelo contro Comune di Erchia. Allora, il punto 4 viene ritirato l'operazione di bilancio perché non è stato dato seguito. Quindi passiamo al punto 1, la surroga del consigliere dimissionario Saracino Cinzia, esame delle condizioni di elegibilità e compatibilità del consigliere. Quindi, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Saracino e Mancini, si è chiesta la disponibilità ai candidati successivi a loro per prendere posto in consiglio comunale. Non c'è stata la disponibilità di quasi tutti, diciamo, di Gennaro, Bernardi, Margherita, Morleo, Conte, Di Vigiano, Costantini e Morleo Maria Cristina, e ad accettato, cioè rispondendo alla nota del segretario Lochi Giovanni, non ha ancora risposto il signor Cavallo Andrea. Quindi stasera valuteremo le condizioni di elegibilità e incompatibilità del signor Lochi. Quindi, se ci sono interventi? No, non ci sono interventi, quindi possiamo deliberare, possiamo votare per la surroga di Saracino Cinzia, di prendere atto delle rinunce, o comunque delle non disponibilità delle altre persone, che non si trova nelle condizioni di elegibilità e incompatibilità. Ok, va bene, quindi votiamo per queste cose. Chi è a favore? Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Unanimità. Il signor Lochi si può accomodare.
ci sono interventi? Prego, sindaco. Io colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Lochi e dargli il benvenuto in questa assise. Spero che questa possa essere, insomma, una possibilità per sentirsi a casa. Noi rimaniamo a disposizione. Colgo anche l'occasione per salutare, insomma, il consiglio, supponendo, vedo già il sindaco nei banchi, che questo sia il mio ultimo consiglio da sindaco FF, per cui non una sede migliore per ringraziare la maggioranza per, insomma, il supporto che mi ha dato in questi mesi, e quindi andiamo avanti. Grazie consigliere Lochi e benvenuto. Prego consigliere Lochi. Prego. Eccolo qua. Signor Presidente, signori consiglieri, a tutti buonasera. Con un po' di emozione e responsabilità sono felice di partecipare a questo Consiglio Comunale ed assumere l'onere e l'onore del ruolo di consigliere. Dichiaro fin d'ora che dal tavolo al quale siedo sosterrò le scelte e le proposte di buonsenso, così come mi opporrò e cercare soluzioni alternative a quelle che riterrò inopportune o sbagliate. Ringrazio tutti ed auguro un buon lavoro nell'ottica di una leale collaborazione. Grazie. Grazie, grazie consigliere Lochi, le auguro un buon lavoro anch'io. Allora, passiamo al punto 2. Approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 17 agosto 2017. Ci sono interventi? No, se non ci sono interventi votiamo ognuno per la propria presenza. A favore. Angelo non c'era. Non c'è arrivato. No. No, per unanimità. Manca Loghi perché si astiene. Sì, Loghi si astiene e il Carrozzo non c'è, no. Sì, non. Non c'era, no? Sì, sì, a Siena. Passiamo al punto 3. Revisione straordinaria delle partecipate. Secondo il nuovo entrante testo unico delle società partecipate, la ricognizione delle partecipate possedute e individuate e le individuazioni e individuazione partecipazione ad alienare. Prego. È una semplice presa d'atto. Il comune deve, insomma, comunicare e rendere note le partecipazioni che ha in altri enti, perché la normativa obbliga il TUPS, quindi obbliga le pubbliche amministrazioni a non detenere direttamente o indirettamente partecipazioni. Nel caso del comune di Erchi, l'unica partecipazione attiva che ha dal 2003 è quella del GAL, per cui non rientrando nelle fattispecie per cui non risulta obbligatorio dismetterle, ma è soltanto un accordo di intenti per a riuscire ad avere dei finanziamenti, quindi trattandosi di una partecipazione di società costituita nell'attuazione dei patti territoriali dell'area per lo sviluppo locale, quindi prendiamo atto che è una partecipazione al quale il Comune non può rinunciare e deliberiamo appunto la presenza, non vi è nient'altro. Grazie sindaco, quindi votiamo per la ricognizione delle partecipate del Comune Chier, che come abbiamo già detto è solo quella del GAL. Chi è a favore? Unanimità? No, Lochi si astiene. 9 favorevoli e 1 astenuto. Il consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. 9 favore e 1 astenuto. Allora, il punto 4 dicevo che è stato ritirato. Passiamo al punto 5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi del testo unico degli enti locali Mancini Carmelo contro Comune di Erchia. Prego sindaco. Allora, questo riconoscimento è appunto una sentenza per un'insidia stradale che ha visto coinvolti il signor Mancini Carmelo contro il Comune. A seguito appunto al giudizio che ha visto soccombere il Comune,
Vista l'esiguità della somma, perché parliamo di 1.500 euro e insomma l'incombenza dell'avvocato, credo macina per la fattispecie, che insomma intimava al comune di adempiere al pagamento della sentenza per non causare ulteriori danni economici all'ente, abbiamo già provveduto a pagare insomma questa sentenza e ci troviamo in questa sede proprio per riconoscere il debito fuori bilancio, debito che, come è previsto dal 167, deve essere riconosciuto in consiglio comunale. Per la fattispecie abbiamo anche insomma il parere del revisore favorevole e quindi deliberiamo che c'è già stata copertura del suddetto debito, quindi sia per le spese che riguardano le spese legali sia insomma per la sorte capitale e gli interessi legali che hanno visto insomma coinvolti questi attori in uno dei procedimenti in carico al comune. Grazie sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Roma. Forse si sente? Vabbè. Buonasera a tutti. Una domanda, leggevo qui nel capoverso dove leggo l'avvocato macina legale di fiducia della signora Carrozzo, forse un refuso visto che non vedo parlare di signora Carrozzo in nessun'altra parte della delibera. Vede dove indico? Considerato che primo, secondo e terzo capoverso l'avvocata macina legale di fiducia della signora Carrozzo. Chi è la signora Carrozzo? Che però non viene nominato, quindi magari lo spieghiamo. No, ma la mia domanda al di là di questo era, va bene il fatto che il comune liquidi, no? Ce lo siamo detti anche in consiglio comunale, nel momento in cui viene attestato che il comune comunque ha perso una causa, è corretto che lo liquidi quanto prima anche per evitare di accrescere poi le somme. Però la mia domanda è, precedenti a queste notifiche non ce ne sono altre? Cioè questa è l'unica notifica che noi abbiamo in pendenza e che quindi il comune deve pagare, o è solo perché l'avvocato Macina ha sollecitato stiamo pagando qui e invece ce ne sono altre in sospeso? Allora, per quanto riguarda questa incombenza, è ovvio che il Comune, nelle controversie che rivestono questa fattispecie, tende comunque a costituirsi proprio perché spesso la richiesta delle somme è superiore insomma, a quello che il Comune ritiene di poter rimborsare. Nella fattispecie non credo ci siano altre incombenze che riguardano i siti stradali o comunque ne abbiamo ricevute altre, altrimenti saremmo qui a riconoscere insomma, le stesse incombenze. Le posso dire che sicuramente ci sono in itinere altri procedimenti che riguardano le insidie stradali, come insomma, però adesso i nomi credo che per la privacy non possa nemmeno dirli in questa sede, e per cui il Comune si è costituito, perché voglio dire, è usuale che ci siano dei procedimenti per cui gente che magari non vedendo alcune buche o non prestando attenzione a quelle insidie poi citi il comune ai danni, ed è altrettanto ovvio che il comune non debba poi credo rimborsare i danni per cifre che sono davvero esorbitanti, che poi in giudizio vengono puntualmente comunque ridimensionate di non tanto, di un poco, voglio dire, quindi solo questo, non ci sono altre sentenze che riguardano questa fattispecie. Forse mi sono espressa male, perché nella fattispecie immagino che ci siano altre cause che il comune, perché visto che molte delle strade sono senza illuminazione e molte delle strade sono con le buche, purtroppo immagino che siano tante, e mi dispiace ma è così, immagino che siano tante le cause che il comune è chiamato. Chiedevo se sono state notificate al Comune delle cause nelle quali il Comune ha perso e quindi noi dobbiamo pagare dei soldi a qualcuno e non li abbiamo pagati. Questa è l'unica che avevamo, almeno fino a oggi, questa è l'unica che non della fattispecie, in generale. Chiedevo infatti conforto all'assessore. In generale. E non mi risulta. Attualmente è l'unica. Ci sono pendenze. Che vuol dire ci sono pendenze? Bisogna affrontare un giudizio. Ah no, giudizi in corso, dico giudizi già attestati.
Ok, grazie. La consigliera probabilmente chiedeva se ci sono richieste di pagamenti non onorate, giusto? Va bene, ci sono ulteriori interventi? No. Quindi, visto il parere favorevole anche dal revisore dei conti, possiamo votare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Chi è a favore? 4, 6, 7, la maggioranza. Astenuti? Contrari? Roma, il Consiglio approva. C'è la mia eseguibilità. Quindi i punti all'ordine del giorno sono esauriti, vorrei solo dare atto di un'ordinanza del Tribunale del Brindisi, che è quella che ha disposto l'archiviazione per il caso dell'assenteismo e dell'utilizzo della macchina comunale e buoni carburante. Il Pubblico Ministero ha richiesto al giudice di archiviare perché non c'erano i presupposti per procedere ad un processo. Io ho fatto un'istanza affinché il giudice si pronunciasse in breve periodo ed è arrivata la settimana scorsa. Il giudice quindi ha disposto l'archiviazione per tutti gli indagati del Comune di Erchi, sia politici che dipendenti. Tra l'altro ci tengo a precisare che, siccome nell'ordinanza si fa riferimento dei pagamenti resi per ricoprire il danno di qualcuno, ci tengo a dire che dalla parte politica non c'è stato nessuno che ha pagato il danno, quindi l'archiviazione, almeno per la parte politica, è totale, vuol dire che erano infondate le accuse. Solo questo, mi auguro che in futuro, siccome quotidianamente vedo che gli uffici sono occupati sempre da continue indagini della Guardia di Finanza, mi auguro che il dibattito politico si circoscriva nell'ambito del Consiglio Comunale o comunque negli argomenti politici e non che si cerchi sempre di andare a venire dalla Procura a fare continue denunce, perché può succedere questo, che comunque tante indagini, tante famiglie sospese, tanti disagi, e alla fine chi a pagare saranno i cittadini di Erchi, perché ci saranno tutti gli onorari di questi avvocati da pagare. E dicevo, mi auguro che si circoscriva alle questioni politiche in futuro l'argomentazione, perché la politica non è fare male alle persone, ma sicuramente cercare di rendere valore pubblico e di fornire bene il servizio alla cittadinanza. Vi ringrazio a tutti, quindi la sessione è chiusa. Prego. Buonasera a tutti. Partiamo da un argomento che è prettamente di discussione pubblica, di discussione in Consiglio Comunale. Quando nella riunione dei capigruppi, si ricorderà il consigliere Antonio Valente, io ho detto: guarda che quando si parlava degli argomenti da porre all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, io ho detto: guarda che è stata presentata una interrogazione riguardo ad una nota pervenuta al Comune di Erchi nel lontano gennaio-febbraio 2016 a nome della società che gestisce le pale eoliche. Ponevo degli interrogativi, sulla base di successivi atti pubblici, di determine, di delibere che sono state fatte per cercare di recuperare il ristoro ambientale al quale erano predisposti di aderire la società.
mi è stato detto ok, da parte tua, perché il presidente non c'era, ti ho detto ok, farò sapere al presidente. Quando ho visto il manifesto pubblico di comunicazione e quello inviato a noi via email, non c'era questo argomento. Mi sono preoccupato di inviare un messaggio WhatsApp a lei e un messaggio WhatsApp alla Corte. Vorrei sapere che fine ha fatto quel messaggio, quell'avviso di mancata presentazione di mancato presentazione all'ordine del giorno di quell'argomento. Vabbè, quell'argomento in pratica non è ancora stato evaso, cioè è stata fatta la richiesta all'avvocato di chiarimenti, ancora non c'è stata la risposta, quindi è per questo che non è stato inserito. Era inutile inserirlo, sarà comunque oggetto del prossimo consiglio comunale, che sarà breve, per l'intrego del sindaco. Mi chiedevo se gli avvocati, come dire, che hanno preso incarico di quell'argomento sono stati, come dire, edotti della mancato del fatto che non abbiano affrontato quell'argomento, eppure era nel compenso, nell'impegno di spesa che era stato predisposto. Consigliere Polito, ne parliamo direttamente quando avremo tutta la documentazione necessaria al prossimo consiglio, sicuramente, anche perché è ancora di appena 20 giorni che ha consegnato, quindi ci abbiamo ancora qualche giorno di tempo, lo faremo al prossimo consiglio tranquillamente e avrà tutte le risposte che ritiene. Grazie. Posso fare una breve dichiarazione? No, grazie. No, lei mi deve consentire, no, visto che no, ci sono delle volte. Non possiamo fare sempre le dichiarazioni che vuole, voglio dire. L'altra volta pure l'ha fatto, ogni consiglio. Ascolti, lo vuole chiudere lei. Non ci sono ulteriori argomenti all'ordine del giorno, dichiaro questo consiglio chiuso. Grazie. Presidente.